Rivediamo insieme una clip del video La clemenza di Silla. Sarpedone, il pedagogus di Marco Porcio Catone Luticense, afferma rivolto a Rufa, la schiava di Aurelia, la madre di Cesare. Puto, credo, te, che tu, l'etam non esse, non sia felice. Puto è la principale, te, l'etam non esse, è la subordinata infinitiva, che in italiano corrisponde, in questo caso, a una subordinata oggettiva. Abbiamo tradotto te l'etam non esse con la frase che tu non sia felice. Nella traduzione in italiano abbiamo introdotto la congiunzione che in latino non c'è. Perché? Perché siamo in presenza di una costruzione tipica della lingua latina che si chiama infinitiva. L'infinitiva è una subordinata completiva costruita con l'accusativo e l'infinito, in questo caso il pronome personale te seguito dall'infinito esse. Approfondiamo questo aspetto riprendendo in esame un'altra clip dello stesso video. Sarpedone afferma: dicitur, si dice, sullam che Silla pepercisse abbia risparmiato Cesari, Cesare. Sullam Cesari pepercisse è l'infinitiva. Pepercisse è l'infinito perfetto attivo di Parco e sullam è il soggetto dell'infinitiva espresso in caso accusativo. Ancora un altro esempio. Scio, afferma sosia rivolto a Rufa, so me che io sono stato fuisse optimum pedagogum, un ottimo precettore Cesari, per Cesare. Anche in questo caso, il soggetto dell'infinitiva è in caso accusativo, me, e il predicato è espresso da una forma verbale all'infinito, fuisse. In questo caso, il soggetto della principale, scio, e il soggetto dell'infinitiva, me, coincidono. Pertanto, in italiano, posso tradurre la frase con la forma implicita, con di più infinito. So di essere stato un ottimo precettore per Cesare.